Informare i comuni e le pubbliche amministrazioni sui bandi europei e sulle opportunità di finanziamento. La provincia di Campobasso presenta lo sportello APEUR Molise. Nella sala consiglio di Palazzo Magno sono stati illustrati i dettagli del progetto. Sulle importanti opportunità rivolte al territorio, queste le parole del consigliere provinciale con delega alle politiche europee, Alessandro Pascale. Noi vogliamo con questa operazione politica dimostrare la nostra vicinanza come provincia con tutte le difficoltà che stiamo affrontando, una vicinanza a tutti i comuni della provincia di Campobasso, ma estenderemo anche con la provincia di Isernia, sono in contatto con il presidente Ricci. Parliamo di convenzione con APEUR che rappresenta un gruppo di europrogettisti che nello specifico si occupano di programmazione di fondi europei, nello sportello che avrà sede qui in provincia nel momento in cui riusciamo a ripristinare in relazione alle difficoltà che ci sono state per il lockdown, un sostegno a tutti i comuni con un primo step di informativa su tutto quello che riguardano i bandi europei diretti e indiretti. Un lavoro durato diverso tempo, l'intento è quello di offrire sempre più servizi per recepire quante più risorse comunitarie possibili, ma anche per creare nuove opportunità lavorative. L'europrogettazione consente, e noi l'abbiamo fatto preparando molti giovani sull'europrogettazione. Molto spesso gli enti non hanno, diciamo, il personale formato per poter rispondere correttamente a un bando europeo. Quindi la prima criticità da risolvere era quella. Una volta che abbiamo quindi formato un certo numero di giovani, consentiamo che cosa a questa regione? Prima di tutto di non far andare via questi ragazzi, di offrire un'opportunità di lavoro. Chi di loro è interessato a mettersi in gioco in questa nuova attività può farlo tranquillamente. Un collegamento con gli enti territoriali, perché molto spesso si vivono un isolamento che fa a volte paura, e quindi avvicinare gli enti locali alle istituzioni europee, creare un connubio, quindi anche una sinergia con l'ente provincia, e speriamo che questi ingredienti riescano quindi a far venire fuori un prodotto che faccia in modo che questa regione possa riscattare la propria identità a livello anche internazionale. Sono una consigliera provinciale, sono un sindaco in carica e ho creduto fortemente in questo progetto, che l'ho visto potersi concretizzare nel momento in cui in questa visita istituzionale ci siamo recati a Bruxelles. È una realtà che c'è ed abbiamo la necessità, tramite gli strumenti che la provincia ci ha messo a disposizione, i corsi che si sono attivati veramente poi per noi comuni, di veder realizzati quelli che sono i nostri progetti. E questo ci ha spinto a fare un corso di progettazione di secondo livello. Risultati, e quindi nell'ottica di un aspetto legato a una delle